Il sistema sanitario in Slovenia, dove è vaccinata solo la metà della popolazione, è sull'orlo del collasso. Impennata di contagi in Austria, il governo di Vienna inasprisce le regole, vaccino obbligatorio per cene, cinema e vita sociale. Il lavoro dei volontari italiani a favore degli immigrati bloccati nei campi profughi della Bosnia nord-occidentale. L'economia greca, provata dalla crisi e dalla pandemia, si sta riprendendo grazie soprattutto alla piccola impresa. Quartieri dell'arte, il festival di teatro che a Viterbo intreccia i talenti di artisti e attori balcanici e italiani. La Slovenia, una nazione con un sistema sanitario efficace, che però è stata travolta dalla quarta ondata del Covid, travolta perché non vaccinata. La vicina Repubblica, 2 milioni di abitanti, primeggia a livello mondiale nella triste classifica del numero di contagiati. Nella prima settimana di questo mese è stata il paese con la più alta media di contagi su 1 milione di abitanti. I casi sloveni sono oltre 1.300, in Italia 82, circa 16 volte in meno rispetto alla Slovenia. In Slovenia solo il 55% degli abitanti è stato vaccinato con doppia dose. Felice Žiža rappresenta la comunità italiana nel Parlamento di Lubiana, è medico, chirurgo e lavora all'ospedale di Isola. Perché gli sloveni non si fidano dei vaccini contro il Covid? Io credo che in questi giorni i cittadini sloveni vedano la gravità della situazione e tanti di quelli che non si volevano vaccinare tendono ad andarsi a vaccinare, chiaramente molto lentamente. In realtà bisognerebbe aumentare la percentuale di vaccinazione nell'arco di un mese, arrivare a 70-80%. Uno dei motivi dell'insuccesso della campagna vaccinale è dovuto anche alla politica slovena, politica contrassegnata da una estrema conflittualità tra il governo del conservatore Janez Janša e l'opposizione di centrosinistra. La politica nell'anno e mezzo di epidemia non ha saputo compattarsi, unirsi nelle forze e nelle direzioni per poter convincere e stare accanto a tutti i cittadini sloveni affinché capiscano e comprendano che il vaccino è l'unico modo di trattare la malattia. A Lubiana però è difficile trovare un antivax disposto a parlare davanti ad un microfono. L'unico che abbiamo trovato è stato questo turista polacco, secondo il quale la pandemia è solo propaganda dei poteri forti che dominano il mondo. Gli sloveni intervistati sono tutti vaccinati. Sono sconcertato, la metà dei miei concittadini non è vaccinata. Non riesco a capire che cosa ha prodotto tutta questa superstizione. È triste, la gente non rispetta le regole. La metà delle persone non prende sul serio lo Stato. Da voi in Italia avete fatto molto meglio. Al mercato incrociamo due pediatre siciliane che lavorano a Trieste, in Italia, l'epicentro dei Novax. Voi come vi comportate qui a Lubiana? Noi ci disinfettiamo spesso le mani, usciamo dai locali che non ci chiedono il Green Pass. Sì. Beh, cerchiamo di stare attenti il più possibile. Poi lavorando anche in ospedale, diciamo che per noi è molto importante la... Cosa vi sembra Lubiana in questi tempi di pandemia? Beh, rispetto a Trieste mi sembra simile la situazione, se devo essere onesta, anzi c'è... Mancano i cortei no Green Pass, esatto. Ma è molto, molto simile. Molto simile. In realtà la capitale slovena recentemente è stata teatro di scontri tra la polizia e gli antivax. Sono volati sanpietrini e lacrimogeni. Ali Jardin, autorevole giornalista del quotidiano Delo, segnala come il movimento No Vax è decisamente contrario anche al sistema parlamentare. Grepo moi oceni za neko globoko nezaupanje v sistem. A mio giudizio si tratta di una profonda sfiducia nel sistema. Varie ricerche hanno dimostrato come la stragrande maggioranza delle persone non vaccinate non va neanche a votare. In Slovenia la percentuale delle persone che non è andata a votare alle ultime elezioni è di circa il 50%, più o meno la stessa percentuale dei Novax. Tra i due dati esiste una correlazione. Le persone che hanno votato, sia per la destra sia per la sinistra, sono quasi tutte anche vaccinate, mentre gli indecisi sono quasi tutti anche non vaccinati.
Il governo conservatore, per ora, assecondando le associazioni degli imprenditori, ha deciso di non ascoltare l'indicazione del comitato scientifico che chiedeva la clausura sanitaria per il paese. È stato però inasprito il controllo dei Green Pass nei negozi e negli esercizi pubblici, dove viene richiesto anche un documento d'identità, imposte limitazione degli orari d'apertura e l'obbligo dell'uso della mascherina nei luoghi pubblici. Scolari e studenti dovranno portare la mascherina sempre e due volte alla settimana dovranno fare i test Covid veloci. La polizia ha arrestato per corruzione due medici di Maribor. I due avrebbero rilasciato migliaia di certificati falsi di guarigione dal Covid. A pagare erano singole persone, ma anche imprese che volevano evitare la clausura sanitaria ai propri dipendenti. L'Austria diventa uno dei paesi al mondo con le regole più stringenti per il contrasto alla pandemia. Attività come bere e mangiare fuori casa anche all'aperto, tagliarsi i capelli, vedere un film al cinema o sciare sono ora riservate ai vaccinati o a chi è guarito da non più di 6 mesi. Il tampone non basta più, anche se molti continuano a fare lunghe file per i test gratuiti necessari per lavorare se non si è vaccinati, come in Italia. Il primo giorno di applicazione della nuova norma è passato con qualche malumore per il calo di clienti in Carinzia, regione sotto la media nazionale per tasso di vaccinazione. Solo 61 cittadini su 100 hanno completato il ciclo da queste parti. In un ristorante gestito da 3 veneziani nel centro di Villacco, a 30 km da Tarvisio, l'umore a pranzo non era dei migliori. A quest'ora, in teoria e anche in pratica, quasi tutto il locale è pieno. E oggi no? E oggi non c'è nessuno. Oggi è proprio la morte, probabilmente anche il tempo, perché prima nevicava anche fuori, però per adesso non si vede persone. Abbiamo fatto qualche take away, ma niente di più. Proprio mentre l'intervistiamo arriva la prima cliente della giornata, un'occasione per capire come funziona il sistema austriaco quando si mangia fuori casa. Non c'è un'applicazione come quella che abbiamo in Italia, verifica C19. Il ristoratore può e deve vedere se il cliente è vaccinato e l'avventore deve registrare la sua presenza attraverso il cellulare. Questo è il tracciamento praticamente da quando è finito il lockdown, dal 19 maggio. Tu hai l'applicazione sul cellulare, entri nel ristorante o nei bar dove sia, devi registrarti. Frequenti e severi i controlli dell'autorità pubblica, almeno una volta a settimana, ci dicono. In una cantina friulana che serve da bere nel centro commerciale della città, c'è pure una sensazione di calo degli affari. Dovevamo raddoppiare personale per riuscire a controllare bene i documenti, il Green Pass. Abbiamo avuto un po' di calo di lavoro e abbiamo avuto qualche persona che, nonostante le restrizioni, cercavano di consumare senza i requisiti. Non va molto meglio per la parrucchiera dello stesso centro commerciale, clienti più che dimezzati al debutto. La stretta del governo è stata decisa alla luce dell'impennata della curva del contagio, con un'incidenza circa 10 volte quella italiana. La pressione sugli ospedali aumenta rapidamente, pur rimanendo ancora gestibile. Una prima risposta dai cittadini c'è stata. Lunghe file davanti al centro vaccinale temporaneo del comune di Villacco, che ha avviato una campagna autonoma per convincere i cittadini a proteggersi e ha vaccinato di sua iniziativa 6.000 persone da agosto, ci spiega l'addetto alla comunicazione Wolfgang Kofler. In Austria non ci sono i grandi centri vaccinali permanenti come in Italia. L'iniezione si fa o dal proprio medico o, senza prenotazione, in luoghi della vita quotidiana come il centro commerciale di Villacco, preso d'assalto nel primo fine settimana dopo l'annuncio del governo. Si aggrava la crisi dei migranti al confine tra la Bielorussia e la Polonia. Il governo di Lukashenko usa gli immigrati dall'Afghanistan, dal Pakistan e dal Bangladesh per destabilizzare la Polonia e l'Unione Europea. Bruxelles sta per inasprire le sanzioni contro Minsk, estendendo la lista delle persone proscritte alla dirigenza della compagnia aerea Belavia che trasporta i migranti dall'Asia in Bielorussia. Migliaia di migranti, tra cui ci sono anche molte famiglie con bambini, intanto da giorni sono costretti a sopravvivere nella terra di nessuno, nella foresta, chiusi a occidente dalla polizia polacca, a oriente da quella bielorussa. Lungo la frontiera la situazione rimane estremamente tesa. Più volte si è sfiorato l'incidente armato tra agenti polacchi e bielorussi. La disperazione dei migranti preme anche sulle frontiere di Lituania e Lettonia. Thank you.
Bihać, cantone di Unasana, Bosnia nord-occidentale. Le montagne sono a 11 chilometri, dall'altra parte c'è la Croazia e la possibilità di chiedere asilo in un paese dell'Unione Europea. I luoghi simbolo della prima ondata migratoria occupati dai migranti nel 2018, come il Dom Pensionera, sono stati sgomberati e sigillati con reti di ferro. La gente non vuole più migranti in città e le autorità locali, con provvedimenti controversi, proibiscono loro di viaggiare in autobus o in certe zone proibiscono alle associazioni di assisterli. I ragazzi che si preparano ad attraversare il confine si fermano solo il tempo di prepararsi per la marcia nei boschi. In questa zona della Bosnia, da oltre 20 anni, dalla fine della guerra, è presente l'IPSIA ACLI. Nel 2018, mentre facevamo progetti con i giovani, animazione e attività legate all'ambiente, ci siamo trovati ad avere il primo flusso e abbiamo cominciato a collaborare con la Croce Rossa di Bihać e da allora stiamo sviluppando progetti a favore dei migranti all'interno dei centri di accoglienza. Il centro di accoglienza principale è quello di Lipa, mezz'ora di auto da Bihać. Andato a fuoco nel dicembre 2020, è stato ricostruito e si prepara ad accogliere fino a 1500 persone, quelli rimasti nelle tende militari allestite dopo l'incendio, circa 400 pakistani e afghani, ma anche famiglie e minorenni non accompagnati. I volontari di IPSIA organizzano lezioni di lingua, un social caffè e mettono a disposizione macchine da cucire. Clara conosce bene i ragazzi che stanno a Lipa e che periodicamente lasciano il centro per cercare di passare il confine e affrontare a piedi il viaggio verso l'Italia, un viaggio che loro chiamano il game. Perché loro dicono che è come un gioco al computer, quando tu riesci ad arrivare in Europa hai vinto, hai il livello finale, hai superato la prova, invece se fallisci hai perso il gioco, quindi loro provano il game tante volte, soprattutto d'estate. E se sono fortunati, magari anche in una stagione, nel senso nell'arco di 6 mesi dal momento in cui raggiungono l'Europa, riescono ad arrivare in Italia o in Germania. Ma ho conosciuto alcuni ragazzi al campo che sono qua anche da 2 annetti. Aren ha lasciato la provincia di Logar, nell'Afghanistan, 2 anni e mezzo fa e a Bihać da 7 mesi. Ha già provato il game 6 volte, ma è sempre stato respinto dalla polizia croata. Sometimes they beat us and sometimes not. A volte ci picchiano, a volte no, a volte semplicemente ci prendono tutto e ci deportano. Io sono stato picchiato 3 volte. 3 volte invece non mi hanno fatto niente. A volte ti prendono a bastonate quando ti riaccompagnano al confine. Ti dicono vai e non tornare. Until you go to and don't come back. Il suo piano è camminare per 2 settimane nella foresta fino a raggiungere l'Italia. In your backpack, nel tuo zaino devi portare cibo per 15 giorni. Poi devi razionarlo e devi pensare solo a camminare. Incamminarsi sulla rotta balcanica è in questo momento l'unico modo per gli afghani che fuggono dai talebani di provare a raggiungere l'Europa. Dal 2015 l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni è presente sulla rotta balcanica, assistendo migranti e comunità locali. In generale, in tutta la rotta balcanica, dal 2015 fino ad oggi si contano circa 1,5 milioni di persone che sono passate per questa rotta. Con alti e bassi, la Bosnia continua ad accogliere diversi migranti, richiedenti asilo e rifugiati in transito. Però attualmente i numeri non sono critici, parliamo di circa 3.500 persone. 3.500 persone che si preparano a passare l'inverno nei campi, nel cantone di Unasana o in quello di Sarajevo. Nel discorso annuale sullo stato dell'economia, il premier Kyriakos Mitsotakis, in occasione della fiera di Salonicco, ha annunciato una crescita di circa il 6% quest'anno, superando le stime iniziali del 3,6%. Taglia le tasse per i prossimi 2 anni e misure specifiche per le famiglie in difficoltà, spese destinate ai giovani e alla classe media, categorie rese ancora più povere dalla pandemia.
La Grecia si trova in una situazione complessa. Da una parte gli strascichi di una crisi decennale, dall'altra la pandemia ha creato nuove povertà, perdita di posti di lavoro. Il governo deve sostenere non solo gli investitori, ma pensare prima alle categorie più fragili. Sul Covid noi come sindacato dobbiamo spingere sulla campagna vaccinale e guidare il governo a sfruttare al meglio i fondi del piano di rilancio europeo post-Covid. Aiuti non solo ai grandi investitori stranieri, la realtà imprenditoriale greca è costellata di microimprese locali. Lo sforzo è quello di una riorganizzazione per evitare un'infruttuosa competitività. Questa è una realtà che offre occupazione a oltre 2/3 dei lavoratori. Bisogna spingere le imprese a unirsi, sostenendole con incentivi economici, prestiti a basso tasso di interesse e agevolazioni fiscali. La Grecia negli ultimi anni è diventata attrattiva per gli investitori privati. La Cina, ad esempio, si è garantita l'affaccio sul Pireo. La China Ocean Shipping Company ha ottenuto il via libera dalla Corte dei Conti greca. Salirà al 67% dell'azionariato del quarto porto d'Europa. Apertura strategica sulla Via della Seta. Negli ultimi 2 anni numerose multinazionali hanno investito nella costruzione di enormi data center. La Grecia sta lentamente diventando un super hub europeo di dati. Poi c'è il settore dell'energia. In tutta Europa c'è stato un aumento dei costi dell'energia. Il governo greco dichiara che sarà un fenomeno limitato nel tempo. Credo invece che avrà ripercussioni più durature e profonde. Inoltre, lo stesso governo ha preannunciato l'intenzione di privatizzare l'ente nazionale per l'energia elettrica. Il rischio è che le famiglie più disagiate rimangano al buio e il ritorno di nuovi scontri in piazza. Si guarda ad un prossimo ritorno alla normalità che faciliterà la stabilizzazione dei dati fiscali e un'ulteriore ripresa del settore turistico, vero volano dell'economia. Le previsioni del 2022 fanno prevedere un aumento del 60% dei viaggiatori rispetto ad un 2021 da record. Anonimen od 17 od scuolata na Caravaggio. Is Caravaggio e scuole, da. Mi sono cercato di atmospirare. Un crogiolo dove si fondono culture balcaniche e mediterranee, tematiche ambientali, storia dell'arte e avanguardia, per dare forma a vicende di uomini e donne, eroi di tutti i giorni. Tutto questo è Who, The Ways of the Heroes, che caratterizza la 25esima edizione di Quartieri dell'Arte. Poi mi trovate, poi mi sono seduta, maritata, vedovata. E poi mi sono seduta. Il festival coinvolge 7 nazioni, con artisti italiani, macedoni, serbi, greci, di Bosnia e Erzegovina e sloveni. L'idea di mettere insieme la cultura italiana e la cultura balcanica nasce da una, direi, reciproca fascinazione per le metodologie che queste culture poi portano con sé. This is the my first collaboration with the Italian. È la prima volta che condivido il palcoscenico con attori italiani. Il teatro nei mesi scorsi ha dovuto attraversare la dimensione digitale, rifugiarsi in internet. Però anche in queste nuove dimensioni il teatro ha scoperto di essere un linguaggio prettamente umano, un linguaggio rivolto a tutta l'umanità. Quanto dell'esperienza della vita è bella porti nel tuo lavoro quotidiano? L'esperienza della vita è bella, fin da quando l'ho fatta, appunto non mi ha mai più abbandonato. A me piace tantissimo fare lavori o comunque essere all'interno di eventi in cui non ci siano soltanto persone del proprio paese ma anche di altre nazionalità, e penso che sia una grandissima forza. A Viterbo il viaggio, dopo una 15ina di rappresentazioni teatrali, si conclude intorno a questo affresco che si trova nella palazzina Montalto di Villa Lante. La famiglia di Dario, presentata ad Alessandro, dipinto nel 1613 da Francesco Boneri, detto Cecco, discepolo prediletto di Caravaggio. Cecco, discepolo del Caravaggio, fui un semplice ratto all'inizio, fui un segmento. Questo pittore non ha mai firmato le sue opere, un eroe marginale del 600 pittorico italiano. La sua vita è al centro di una trilogia in scena nel 600esco ostello del Pellegrino a Bagnaia. Una regia a 3 voci
guida la performance con la serba Ana Kostantinovic, la macedone Nina Nikolicki e l'italiano Joris Petrillo. È stata un'esperienza molto interessante. Gli attori italiani hanno un'apertura e una multifunzionalità nell'approcciarsi ai metodi di recitazione. Gli attori di scuola balcanica, invece, sono più accademici. Comunque si parla di una comunità teatrale, si parla di una famiglia internazionale che parla la stessa lingua. Il risultato di questo incontro è una intensificazione del discorso tra le culture, un ampliamento del discorso delle culture e quindi una maggiore garanzia di dialogo tra queste culture anche per il futuro. Sì.